latte. Prepara le scorze, Valeria. Aggiungiamo le scorzette di arancia e di limone per farlo insaporire, il pizzico di sale e poi i 50 grammi di burro. Burro. Dado. Burro? Dado. Due cucchiai di Sì, zucchero. dei 400, poi vi metto scritto la Uno, ricetta. due e tre. La bustina di Aggiungiamo la vanillina, vanillina. se avete la vaniglia, Il il baccello viene baccello, sempre. meglio a Il pizzico di fuoco. sale. Ti aspettiamo che bolle il latte con tutti gli aromi Trasformelo. dentro. Setacciamo intanto la ricotta. Sì. Setacciamo. Mettiamo lo zucchero nella ricotta. Ne abbiamo messa un po' nel latte, un altro po' qua dentro e un altro po' ce lo conserviamo per l'uovo. Allora, prima che bolle proprio, eliminiamo tutte le scorze. Versiamo il semolino a pioggia, giriamo forte forte, Ruselbe. Aspettiamo che si cuocia, questione di pochi minuti, questa. Passato qualche minuto, il semolino ha preso corpo. Guarda com'è bello denso, eh? Bel corpo, esa. Che bel corpo! Penso che ci siamo perché si sta staccando dalle pareti. Per raffreddare ben bene la semola, possiamo cominciare a metterla nella ricotta e la facciamo così per evitare brutte sorprese. Si deve amalgamare bene perché adesso chiaramente si è fatta dura. Intanto io metto le uova nello zucchero, le batto un pochino con la forchetta e poi le aggiungiamo al composto che le mie ancelle stanno facendo diventare morbido. Terza aiutante ancora non si è fatta viva, eh? Vado. Gira, gira. Viene morbido, eh? Tocco napoletano, un bel bicchiere di limoncello, un 50 millilitri. Sembra che il sapore. Forno nella teglia, versiamo subito il nostro migliaccio. Con la spatola puliamo il tutto. Con la spatolina, perfetto. Una passatina di zucchero sopra. Ecco. E poi lo mettiamo in forno. Per i primi 10 minuti, 15 minuti, 200 gradi, poi abbassiamo a 180 per circa un'ora. Gatto. Ok, 200 gradi 10 minuti, poi abbassiamo a 180 per circa un'ora. Se vi accorgete che si sta un po' scurendo sulla superficie, non è ancora cotto, ci mettete la carta forno sopra, così non si annerisce. Mamma mia, che caldo qua dentro! Abbiamo sfornato anche il migliaccio. Prendiamo una fettina, lo poniamo nel piatto e lo assaggiamo. Mamma mia, quanto è bello, guarda là, va. Eh? Esagerato, esagerato.